Pronto? Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Yeah! Nuovo video! Nuovo video con la mia... Ogni volta che dico nuovo video, nuovo video! Con la mia sorellina Nancy. Siamo qua per a grande richiesta! Grandissima! Che grande! Grandissima! Ci avete bombardato di richieste! Lo vogliamo! Lo vogliamo! Le 5 scarpe più brutte di Carita Dolce! Yeah. Dopo i vestiti più brutti, ci avete richiesto in tutte a gran voce: vogliamo le scarpe più brutte! Tutte le scarpe! Oddio mio! Le abbiamo fatto sia i vestiti più brutti di Carita, sia quelli di Nancy. Adesso vi chiediamo già di mettere un bel pollice in su per tanti like, perché però stavolta dobbiamo raggiungere 10.000 like. Madonna. La facciamo? Se raggiungiamo 10.000 like, faremo le scarpe più brutte di Nancy. Oppure faremo il continuo delle tue scarpe più brutte. Faremo il continuo delle tue scarpe più brutte, perché praticamente, ragazzi, dovete sapere, sono andate nella scarpiera di Carlita e ho preso queste scarpe più brutte, ma ce ne sono ancora altre, un sacco, almeno altre 5. Quindi io vi chiedo, ragazze, se raggiungiamo 10.000 like, farò il continuo, la seconda parte delle 5 scarpe più brutte di Carlita Dolce. Altre scarpe? Sì, perché le due sono più brutte, più divertente. Sì. Va bene, facciamo così. Chiedeteci voi nei commenti quale video vorreste. Raggiungiamo 10.000 like, mi raccomando, ragazze, ce la possiamo fare. Devo fare, ho passato guaio, cioè io sto qua. È troppo bello sto video, l'ho pensato. Farmi deridere da te. Troppo bello queste scarpe più brutte. Già quello dei vestiti più brutti, veramente. Ma erano orridi, ragazzi. Le persone si sono divertite, ma io no, perché tu mi hai mortificato. Sì, io ho fatto un falò e tutto. Ma queste scarpe, mo vediamo pure se facciamo un piccolo falò. Va vediamo. Bene. La quinto posto. Ce l'ho tutto. Vai. Ogni tanto sparisce. 3, 2, 1. Yeah! Quinto posto? Queste! Le avete odiate, le odiate anch'io, ragazze. La dell'India, eccole qua, ragazze, sono orride. Sono così. Guardate come sono brutte. Cioè, qualsiasi persona, anche una ragazza bellissima, tipo bene, si mette queste scarpe, fa schifo, diventa un bambinetto. Fanno il piede lungo e secco. No, oh, io le adoro. Cioè, dove te le metti? Quando te le metti? Sempre. Io quando le ho comprate in estate, io le mettevo sempre, non le toglievo mai. Ma quando non c'ero io, quando sei tornata poi qua, te l'ho buttata, l'ho nascoste. Sì, me l'ha nascoste. Le scarpe spadilla su delle Barbie, che sono fucsia. Sono una Barbie, se le può mettere. Ma che sono le scarpe fucsia? Per piacere. No, me le sono belle. Butta. Orride. Quarto posto, 3, 2, 1. Yeah! Che fatto? Yeah! Fatto! Ha sbagliato! Ho preso due! Decidi! Quarto posto queste, ragazze! Oh. Allora, le vedete? Sono belle, falle vedere. Farei 3 secondi di silenzio per questo obbrobrio. Ragazze, tutta una parte qua che è un finto tipo coccodrillo, leopardo. Sì, pitonato. Pitonato, bellissimo. Sono marrone e pitonato. Sono molto alte. Sono alte slancio, tipo 3 metri. Mandato su. 3 metri, mandato su. La figlia, sto amore. Appunto, queste sono buone quando devi far dare un calcio a qualcuno che odi, perché fanno proprio male. Oppure sai come? Tipo per inchiodare il chiodo. Sì, per inchiodare il chiodo. Oppure, non so, per se devi fare la cubista. Non so cosa servono queste scarpe, sono brutte, ragazze. Perché si sono queste scarpe così? Cioè, sto pitonato. Pitonato e marrone, cioè orrido, cattivo gusto proprio. Queste le chiameremo l'orrore pitonato. Cioè, sono brutte prove. Sembra un non quadro. So un quadro, ma che è questo qua? L'urlo. L'urlo di Muncio. Oh, sono bellissime. Andiamo. Come fai che sono bellissime, sto scrivendo? Io le adoro. Sono indecisa, aspetta, terzo posto. 3, 2, 1. Yeah! Yeah! Troppo bella, ragazzi, come sono le mie preferite cose.
Proprio degli scarponi bruttissimi, senza forma. Guardate come sono brutti. Queste sono le scarpe ottobelli. Guardate come sono belle. Come sono fini. Molto femminili, ragazze. Te le metti pure quando ti metti la gonna. Ti slanciano la gamba. Molto femminili, devo dire. Ma questa pentola dentro beige. Bellissima. Le tocco lo scisco. Queste sono le scarpe quando uno c'ha i piedi piatti, li deve correggere. Ma come? Dunque, ragazzi, questi sono i carrambati ortopedici, vi piacciono, ragazzi? Sì, a me sì. Che sono brutte. Perché sono comodissime. Io poi vedi, devo dire una cosa, io... cioè, mi piace di essere alla moda così, però a me queste scarpe sono alla moda, le metteranno tutte, ma a me non mi piacciono, ragazzi. Sono brutte, oggettivamente. Sono brutte. Sono belle. E anche se sono alla moda, se le indossi... Se la qualsiasi persona alla moda, io non me le compro e non me le metto. Le piaccio, sì, ma tiratella, cara cara. Che questo? Ma mi stai uccidendo le gambe. Secondo posto. Secondo posto. 3, 2, 1. Sono belle. Sono troppo belle che ti ca... Le scarpe di Doro, di The Magonions. È vero. Però qua rimangono, non è che vado a casa mia. Guardate come sono brutte queste scarpe. Ragazze, sono troppo belle. La adoro. Ma che sono? Le bambine. Ma che sono? Adoro Dorothy. Forse per questo adoro anche queste scarpe. Sì, ma sono proprio fuori moda. Cioè, forse gli anni 60. Sì, queste sono come quel Gilella. Sono sempre di Brenda di Beverly Hills. Gli anni 80. Cioè, dai a Brenda proprio a fare un bello. Ma non si portavano mai. Era mai una moda. Sono un bel vestitino bianco. Sono delle ballerine col tacco la zeppona. Sono bellissime, sono ancora di moda, io me le metto. Cioè, io non sono una scarpina. Io ero una persona normale a questi obblighi. Cioè, normale secondo me. Cioè, mi sembra fatta apposta, ma lei veramente c'ha tutte queste scarpe. Ma io le metto brutte. Veramente. C'ha tutte queste scarpe brutte dentro all'armadio. Ma com'è possibile? Cioè, tu ti vesti magari tutta leopardata e ti metti queste scarpe. Sì, sì. Sì, questo sì. Come devo fare? Il vestitino bianco, quello che ti faccio bene. Non è possibile, tengo una sorella che si mette queste cose. Cioè, non ho capito. Primo posto. Al primo posto. La scarpa più brutta di Carlita di oggi. E del mondo, tutto il mondo. Non esiste una scarpa più brutta al mondo. Qual è? Proprio, ragazze. Qual è? Ta-da! No, le scarpe mie preferite. Oh, l'orrore, ragazze. Com'è possibile? Le scarpe più brutte per te sono le mie preferite. Orrore. Io le adoro, queste orrore. Scarpe. Orrore. Sono il mio amore, queste scarpe. Cioè, queste sono le scarpe per andare in discoteca, per illuminare tutta la discoteca quando è notte. Cioè, ma ragazzi, non so queste cose. C'è una ceniera qua. Orrore. Bellissima, c'è qua la ceniera e qua escono le dita dei piedi. Gli sembrano le reti per prendere i pesci. È tutta bucata. Il tacco così non si vede, ma il piede va rialzato. C'è tutto un tacco. Sono troppo belle. Scarpe pacchianissime. Non esistono delle scarpe più cacchiane al mondo. Tipo con la gamba abbronzata. Sono troppo belle. Sembrano proprio, poi quando se le mette al piede, devi dire. Sembrano, sì, tutta abbronzata. E poi con questi scarponi sotto che sono bruttissimi. Giuro che escono le dita di miei tutto un outfit, cioè te lo rovina. No, queste sono le mie scarpe preferite. Veramente non so dove le trovate queste scarpe. Cioè, come possibile? Quelle dammele. Avete delle scarpe bruciate. Quelle ragazze vi piacciono, le devo bruciare. No, 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 nei commenti, vi prego, sostenete. Sostenete Nancy Amara, sostenetemi in questa battaglia contro il cattivo gusto, contro queste scarpe orde. Non so neanche come chiamarle, ma come posso chiamare delle scarpe così brutte, ragazze? Le scarpe lampadine, ragazze. Al primo posto la scarpa lampadina. Illumina tutto e tutti. Illumina tutta la stanza. E qui si danza, danza. Queste non le faccio bruciare. Ragazze, io le brucerò, sostenetemi. Vi prego, sostenetemi. Arriviamo a 10.000 like, brucerò queste scarpe. Almeno queste al primo posto le devo bruciare. No, ragazze. No. Le devo bruciare. Ragazze, mi raccomando, metteteci tanti pollici in su. Così brucerò tutti. Farò il continuo delle scarpe più brutte di Carlita Dolce. Yeah. E le scarpe più brutte di Nancy se arriviamo a 10.000 like. Vabbè, speriamo, ragazzi, mi voglio divertire. E mi voglio, voglio anche io un poco spottare a lei. Ma sono bellissime. Perché lei ogni volta mi mortifica perché così. Perché tu non hai gusto. Giusto. Io sì. Viva la modestia. Tu pure, cioè, certe scarpe. Ma a me sono semplici, nonna, ragazzi. Sono semplici. No, non mettete stravaganti. Da nonnina che neanche mia nonna le portava. Comunque, vi faremo vedere tutto nel video, ragazze. Mi raccomando, tanti pollici in su. Speriamo che questo video vi abbia divertito e vi abbia tenuto compagnia. Vi mandiamo tanti baci come al solito. Tanti sorrisi. Tanti sorrisi dalla vostra Carlita e la vostra Nancy. Mua! Ciao! Ciao!